Buon inizio settimana a tutti i pirati scalmanati. In questo video vi mostreremo la bellezza di questa nuova nave dedicata alla sesta stagione, che prende il nome di Guizzarello e Solano Fuorilegge. Ve la mostreremo di giorno e di notte, perché ci saranno tante differenze a caratterizzarla, e questo bundle è veramente fantastico. Eccola come si presenta di giorno. Vetusta da legno, spuntoni e rovi, soprattutto sullo scafo. Raggiungiamo subito il timone e facciamoci catturare dal teschio spinato. I cannoni, anch'essi molto belli, hanno una tacca di mira molto utile e il fumo violaceo non sembra dare troppo fastidio. L'ancora si presenta sulla parte superiore con delle armi conficcate al centro. Le vele, invece, mostrano un teschio avvelenato, simbolo di questa nave che viene anch'esso raffigurato sulla polena ed è sicuramente una nave che manifesta terrore. Vediamola invece di notte. Come vedete, si è completamente illuminata di questa essenza velenosa violacea. Torniamo dunque al timone, che adesso si presenterà circondato da colori violacei. Lo stesso teschio presenterà negli incavi un'illuminazione terrificante. Le bocche da fuoco dei cannoni saranno completamente viola, ma questo potrebbe essere uno svantaggio in combattimento, perché il nostro avversario di notte vedrà sempre un punto di riferimento da colpire. In questo caso, i cannonieri. Le lame conficcate nell'ancora e il suo punto centrale presenteranno il solito colore viola. Punto forte, scafo, vele e polena, che saranno completamente illuminate. Andiamo a vedere il costume del Guizzarello, che al buio si illuminerà anch'esso mostrando il teschio sul volto. Le armi, inoltre, si comporteranno proprio come il set. Di giorno spente e di notte illuminate, soprattutto sulla bocca da fuoco. Non sono le mie preferite, perché in combattimento risulteranno sempre un punto di riferimento nel buio e pertanto facilmente individuabili. Ma questo è un discorso che vale per me, che in PvP non sono una cima. Quindi valutate se acquistare l'intero set, come ci sta mostrando la nostra Jeanne de Belleville, dove potete acquistare l'intero bundle o i singoli pezzi? All'Emporio del Pirata, dal menu principale o salendo la scalinata in cima alla tenda dell'Ordine delle Anime da qualsiasi avamposto. L'intero set non costerà poco, perché la rare su questi set ben realizzati si farà pagare amaramente. Ma dobbiamo anche ammettere che spendere 60 euro ogni 3 mesi non sarà una grossa spesa. Se queste navi, o questo bundle, ci garba realmente, quali sono i metodi per acquistare il set? Il primo, quello più doloroso, è sicuramente l'acquisto di monete antiche dallo store con i nostri euro. La rare mette a disposizione i bundle di monete antiche spendibili per tutto il resto dei cosmetici nello store. Un altro metodo, per i più pazienti, è quello di completare il pass stagionale e ricavare le monete antiche che per ogni 10 livelli ti garantirà gratuitamente. Mettendole da parte ogni pass, potete quindi acquistare i set di nave che più preferite. Oppure, come nel mio caso, li utilizzerete per acquistare il pass successivo. Col Plunder Pass attivo guadagnerete circa 1000 monete antiche. Ultimo metodo, per i più fortunati, è quello di trovare e sconfiggere lo scheletro delle monete antiche. Molto raro, ma conosco persone che in un giorno lo hanno trovato ben 3 volte. So che vorreste salpare con loro adesso sul nostro Discord. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al nostro canale ed attivate la campanella. Inoltre, se doveste aver bisogno di maggiori informazioni su Sea of Thieves, iscrivetevi al nostro canale Facebook e Discord. Troverete i link in descrizione ad ogni video. A presto, spendaccioni!